Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, mi trovate truccata come nel video precedente, sono cambiata solo la maglietta per far scena, perché sto registrando due video nello stesso giorno. Come avrete capito dal titolo, oggi andiamo ad aprire il calendario, ok? Il calendario dell'avvento di Essence. Probabilmente questo video non si occuperà a nessuno e non guarderà nessuno, perché il calendario di Essence l'hanno aperto già tutti. Però, regà, io l'ho comprato perché me l'avete consigliato voi, mi avete detto che è bello e che ne vale la pena. Quindi, comunque, lo andiamo ad aprire insieme. Poi chi c'è c'è, chi c'è. Ciaone. Allora, è carinissimo, è fatto veramente bene. L'ho pagato, mi pare, 25-30 euro. Non mi ricordo perché ce l'ho tipo qua buttato da 3 settimane, poverino. Però adesso l'andremo ad aprire. Vedo già la casellina numero 1. Oh, finalmente un calendario che si apre bene. Oh, che cos'è? No, vabbè, è bellissima. È bellissima. Se non ricordo male, io il video del suo calendario l'ho pure visto, ma chi se lo ricorda? Avrò visto 2 mesi fa, tipo. Mini Matte Fixing Powder. Col pack in edizione limitata, col pan di zenzerino, con la tazza di cioccolata calda. No, vabbè, tutte le caramelle. La mia vita. Sopra c'è scritto Let It Snow, che non vedrete mai. Non profuma di niente. Primo regalino, prima casellina, mi piace. Ci piace. Allora, casellina numero 2. Ah, questa è duretta, eh. Dai, tesoro, non fare così. Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Mini lipstick. Fordi. Oh, ma che cos'è? Colla. Che cos'è, regà? No, vabbè, ma che carini! No, non ce la faccio. Sono dei mini rossettini, però fatti tipo, non so, mi viene da dire a carioca. Vabbè, tipo a pastello dei bambini. Vabbè, non avete capito, spero. Allora, il rosso è così. E quest'altro pare tipo un marroncino, un po' malva. Ed è così. Il marroncino mi piace un sacco. Però questo probabilmente finirà nella pochette da borsa o nel cassetto delle mini taglie, perché la pochette da borsa con tutto quello che ci voglio mette sta scoppia già al solo pensiero. Quindi anche la seconda casellina mi è piaciuta. Apriamo la 3. Dove sei 3? Oh, ma qua c'è un'altra casella. Io mi ricordavo. Questa è 23. Questa è 13, ecco, ricordiamoselo. Casellina numero 3 l'ho trovata. E c'è niente, non c'è niente. Che palle, non c'è niente. Non so dove la troverò. Sempre se c'è qualcosa, sarà in giro. Ricordatevi da 3. Casellina numero 4 è pure bella grossa. Che cos'è? Ah no, aspettate, regà. Una cosa che non vi ho detto, che ho appena scoperto, è che ci stanno le frasi dietro ogni casellina che si apre, che figata. Allora, nella casellina numero 4 ci stanno gli adesivi per le unghie. Sono veramente carini e probabilmente a Natale quest'anno me le faccio con questi. Mi metto i pan dei zenzerini sulle unghie. Bellissima, bellissima. Mi piacciono adesivi, lo sapete? Se avete poi visto il TikTok dove andavo da Naomi a farmi le unghie, ho fatto tipo un vlog di 1 minuto e vi ho fatto vedere pure tutti gli adesivi che ho. Poi casellina numero 5, pure questa è enorme, che c'è nella 5 teso. Che cos'è? Vedo un pan di zenzero enorme, enorme quanto la casella. Allora, non mi ricordo. Ah, aspetta, forse mi ricordo qualcosa. So, i bigliettini da attaccare ai pacchetti, vedete qua c'è tipo il cosetto, ci attaccate il nastrino e li attaccate ai pacchi, bellissimi, sapete che io ho un reparto compleanno qui a casa, un mega bustone con tutta la roba, tutta carta da regali, coccarde, bigliettini,
li userò assolutamente, super utili per me perlomeno, Poi casellina numero 6. Sentite che bello questo calendario, si apre bene, raga. È un pennello da ombretto col manico fatto a caramella, di quei cosi tipo le caramelle di Natale. Ecco, qua dietro nel pack del cartoncino tutti i pan de zenzerini con cui appunto qua caramella fatta così. So, stupendi sti pennelli. Io tutti i pennelli di Essence delle edizioni di Natale non sono mai riuscita ad accaparrarmeli. Tipo avevano fatto, c'è stata un'annata che avevano fatto i pennelli con il manico brillantinato. Io li volevo troppo, non li ho trovati da nessuna parte, in nessun OVS. Quindi sono contenta di avere questo almeno. Ehi teso, sei stato cattivo, Babbo Natale non viene. Ok, pennellino. Qua c'era scritto Be My Candy Cane Crush. Oh. Allora, casellina... Cos'era quello? Oh. Casellina numero 7. Eccola qua, è lunga, mi sa che è una matita. Considerate che è una certa, non so se ve ne siete accorti, mi è cascata la pinzetta. Nemmeno serve. Sì, è una matita. Aspettate, mi sembra nera. Sì. Kajal Pencil 01 Black, matita nera, fa sempre comodo. Poi casellina numero 8. Eccola qua. Carino però. E cos'è? C'è un cigno. Crema mani. Oddio, è bellissimo sto cigno. Pare però il cigno che vendono da Tiger, che hanno fatto la collezione dei cigni qualche mese fa. Carina, questa è comoda. Crema mani. Mi sta piacendo questo calendario, Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo. Allora, 9. Sta qua sulla 9, c'è uno smaltino. Sempre col cigno disegnato sopra, carino. Ed è una specie di bronzo, però un po' sul rosa, tipo un rose gold. Bello, mi piace. Peccato che sti colori mi piacciono di più sulle mani. Sui piedi mi vedo le unghie strane. E io poi ho un piede normalissimo, cioè non è né carino, cioè per me è carino, però non è né carino né brutto, non c'ha particolari difetti. Però mi fa le unghie strane quando metto questi colori metallizzati, infatti non mi metto mai. Però sulle mani mi piace un sacco, quindi la prossima volta che ho la ricrescita magari mi stufo e metto smarto prima e mi vado a rifare. Carino. Poi casellina numero 10. Dove sta la 10? Eccola qua, è lunga. Però non c'è il buco, ecco. Ho bucata. Allora, è un mascara, è l'I Love Extreme col pack in edizione limitata. Ok, qua mi sarebbe servita tantissimo la pinzetta che è caduta e che non prenderò perché sono pigra. Vai teso, so fare una manovra che c'è, fermatevi. Sto infilando il culo della crema mani e sto facendo leva, però visto che è una crema giustamente è moscia e non si tira su. Aspettate, proverò col pennello, col culo del pennello, viene teso, abbiamo da fare. Ok, ce l'ho fatta, eccola, I Love Extreme, quello con lo scolino cicciottone. Allora, in realtà per me sto mascara è amore e odio, perché le prime volte che ho provato non mi piaceva, poi riprovandolo col tempo mi piaceva e mo mi sa che non mi piace più, non mi ricordo. Comunque ce l'ho ancora, quindi questo non lo apro, me lo terrò per quando finisco l'altro, che in realtà de base i mascara io, pure che non mi piacciono, li sfrutto tantissimo, proprio perché se devo uscire senza ciglia finte, succede raramente, ma se devo uscire senza ciglia finte c'ho i miei mascara preferiti. Se devo mettere le ciglia finte, mascara vale l'altro, perché basta che mi fanno... capito, no? Allora, casellina numero 11 che sta qua. Un braccialetto, ecco, questo non mi piace. Lo regalo a mia nipote. Zia Melissa, zia, ti regala il braccialetto con buon auspicio, anche verde, come la speranza e come i soldi. Vabbè, sì, è un braccialettino, dai. Poi, casellina numero 12, eccola qua. Sembra un rossetto, ma non lo so. No,
No, non è un rossetto. Che... Ah, no, aspetta, forse è un burro cacao. Un burro cacao col pan di zenzerino sopra. Peccato che non profuma di niente. Visivamente pare pure tipo de plastica, quelli dei bambini quando fanno finta di giocare, no? E c'hanno proprio i trucchi finti che è fatto de plastica. Vabbè, dai, burro cacaino, carino, cacaino. Poi, casellina numero 13, mi sono ricordata che stava qua, ma è piatta. Che ci può essere qua di piatto? Ok, sento qualcosa. Ah, i brillocchetti adesivi per la faccia. De questi ne ho comprati un sacco su AliExpress. Mi piacciono tantissimo se dovete fare tipo una foto un po' da puerca. Che, tipo, io me l'ho messa a bordo piscina e me l'ho fatta tipo una foto con tutti questi cosi in faccia, tipo così. Quindi sì, sono contenta perché li uso in realtà per le foto. Le foto tipo dove io penso di essere glamour, capito? Poi casellina numero 14. Aspettate che stala del calendario, la stacco. Tanto c'è più niente, no? Carino però. Allora, numero 14. Dove sei? 16, 17, 21, 24, 14. Qua sopra è piccola. Piccolina, cosa hai dentro? Un temperino. Vabbè, i temperini sono sempre comodi. Ce n'ho un botto. Però mi ostino ad utilizzare uno di Essence che ho comprato tipo per 1,30 euro. Dove praticamente mi macchia tutte le matite perché ci ho temperato quelle waterproof di Wygon. Che la matita è la mia preferita in assoluto, è fantastica. Però se l'è andata a temperare, la sprecate tutta perché non si riesce a temperare e vi macchia tutto il temperino. Quindi dovrei tipo o lavarlo o cestinarlo. Però mi ostina a usare quello nonostante la merita dei temperini che ho. Fantastico, molto intelligente. Quindi faccio lo stesso giochetto di prima col pennello. Ficco qua e tiro su. Vieni. Dai, vieni a casa. Ok, sono quasi fatta. Ok, l'ho preso. Temperino in edizione limitata con tutti i fiocchetti di neve. Temperini sono sempre comodi, raga. Poi, casellina numero 15 sta qua. C'ha la forma del rossetto. No, non è. Non è un rossetto, ragazzi. È uno smaltino trasparente. Mini High Gloss Top Coat. Che carino, è un top coatino. Questi li uso perché appunto sui piedi metto solo lo smalto. Metto quasi sempre il rosa. Oggi c'ho tipo un corallo. De Dior mi pare era quello smalto e mamma hanno regalato. C'ho sto corallo rosso de Dior sui piedi e mi guardo dico perché sono abituata al rosa, raga, o al rosa o al bianco. Però ecco, di questi tipo ne consumo un botto perché io c'ho sempre tutto l'anno smalto ai piedi, non lo tolgo mai perché mi sa proprio di, non lo so, non ce la faccio, stacce senza. Casellina numero 16, dove sei? Non ti vedo, eccola. Oddio, raga, voi non sapete la storia di questi cosi. Questi sono dei kit per le sopracciglia dove dentro c'hanno anche i stampini. Quando ero pischelletta giovane, molto giovane, dove tipo c'avevo 20 anni, che in realtà mi sembra passata tipo una vita e mezza. Certe volte mi sembra passata una vita e mezza, certe volte mi sembra tipo l'altro ieri. E non c'avevo ancora le sopracciglia tatuate. Quando ero piccola, ai tempi miei, andavano le sopracciglia proprio tipo che c'avevi tre peli in croce, tipo trattini tra un po', no? Quindi andavano sottilissime. Poi, di punto bianco, non sono andate più e tutta la generazione mia era rovinata perché si era storpiata queste sopracciglia. Usavo questi stampini, mi mettevo lo stampino, con 2 secondi c'avevo le sopracciglia fatte perché lo bloccavo. Passavo con i sfumini che andavano all'epoca delle palette, passavo tutto il marrone, cioè l'ombretto di sto coso, e c'avevo le sopracciglia fatte. Una figata assurda. Non riesco a tirarlo fuori, maledetta pinzetta che sei caduta, maledetta mia che sei pigra. Dov'è la pinzetta? Aspettate, ce l'ho qua la pinzetta. La vedo. Eccola. Ok, non avremo più di questi problemi. Facilissimo. Eccolo qua ed è in edizione limitata. Che colore ci è capitato? Perché ci stanno diverse colorazioni per i diversi colori dei capelli. Questo mi sembra tipo per le more, eh.
Non c'è scritto, però la parte scura è tanto scura e la parte chiara non è poi così chiara, quindi penso sia per una ragazza castana. Poi, casellina numero 17, che stava qua nei dintorni, eccola. Le lastighetti, questi ne ho comprati in botto, che so, i lastighetti, ma li potete usare pure come braccialetti. Allora, questi come braccialetti non credo, perché sono veramente piccoli. A meno che non vi mettete qua ad allargare un po' il nodino, perché sennò vi fa l'allaccio emostatico al braccio. Però sono carini questi. Sì, quasi quasi mi metto in macchina. Li tacco sul cambio. Carini. Mi piace soprattutto questo nero. Lastighetti. Poi, casellina numero 18. Vedete, 19 che è enorme. 21, 18 sta qua. Cavolo è sta meraviglia? Glitter lip topper. No, vabbè. No, vabbè. Cioè, ma che cosa sei? No. Non lo vedrete mai, ma è qualcosa di meraviglioso. Aspettate. Mo vedo un attimo se riesco a mettere a fuoco, eh. Cioè, è bellissimo. Oh mio Dio. Sono tipo i glitter che ho sulle unghie, che sono tipo dei MAC che li ho mixati con altri glitter, cioè stupendo. Poi fa un profumo tipo di fragola. Buono, mi è piaciuto un sacco questo. Poi, casellina numero 18. Non so se mi vedete molto rilassata in questo video. Chissà perché. Tipo nel video di prima che ho aperto il calendario dei MAC, stavo su di giri, in questo sono tipo, ehi teso, sì. Allora, casellina numero 19. Un panno struccante. Mi sa che è un panno struccante. Ma io sto calendario non l'avrò visto, non mi ricordo proprio. Bellissimo, è pure morbidoso, peluscioso, è bellissimo, raga. Sapete che io li amo i panni struccanti. Casellina numero 20. Ce l'ho avuto sotto l'occhio fino a mo' e mi sono scordata dove stavo. Uno smaltino. Uno smaltino con un Bambi sopra, un Bambi con le corna, quindi è un cervetto, un baby cervo carino. Ed è tipo una specie di rosso con una punta di corallo. Sembra rosso dalla, tipo un volgare rosso, ma in realtà è un rosso particolare, carino. Pare un po' tipo neon, un rosso figo. Poi apriamo la numero 21. Io mi sono ricordata mo'. Ma dove sta il regalo della 3? Sarà sotto? Non lo so. Lo scopriremo adesso perché stiamo per aprire la 21 che è enorme. E se c'era qualcosa nella 3 è cascato qua. C'è? Sì, eccolo. Questo stava nella 3. Che è cascato qua. Allora, è una baby pinzetta. La adoro. È una baby pinzetta tipo quelle da mettere nelle boschette da borsa. Vedete la differenza? Che vi potete strappare i peli, un baffo fuori gioco nel caso, o vi potete sistemare le ciglia finte. Questa ci va una pochette, mi dispiace. Allora, questo coso che cos'è? È un libricino. One wish a day notebook. Carinello. Allora, c'ha un po' di pagine bianche. Quasi tutte bianche. Qua c'è scritto It's written in the stars and here. Ma che c'è da scrivere? Non so, qualche pagina è un po' disegnata. Tipo, vedete, questa c'ha scritte. Aspettate, non riesco a più quelle scritte, capito? Cazzo. Questa c'ha scritto così. Carinello, sì, lo mettete in borsa. Oddio, io ne ho di più belli da portare in borsa, quindi non porterò questo, però è carino. Sì, mi piace, dai. Poi, casellina numero
22. Piccola, sta qua. Che cos'è? Perché sei così piccola? Perché sei così piccola? Eh? Eh? Ma chi è? Pare un matitone. Mini highlighter stick. Sapete, non impazzisco per illuminante, ma è veramente carino. Ed è pure oro. Carino, no, vabbè, carino, mi piace. Guardate quanto è luminoso. Aspettate, lo faccio di meglio. Passato pure sul tatuaggio. Guardate quanto è luminoso. Carino, eh? Sì, carino. Pure questo è baby, quindi lo amo. E c'ha sopra disegnato tipo un pacchettino regalo. Poi, casellina numero 23 che stava qua, quindi... Oh no, ho staccato tutto. Inevitabilmente si apre così. E c'è di questo. Che cos'è? Wow! Dei tatuaggi. Gioiello. Ok, che sono cifra infantile, raga. C'è un lato infantile di me che non è mai cresciuto, ma non me li farò. E sinceramente non so nemmeno a chi regalarli. Pure qua però potrei farmeli, tipo se devo fare una cosa, devo fare figa e c'è il tatuaggio glitter e faccio... Ehi, sono un po' arrabbeggiante. Non lo so, vabbè. Poi, casellina numero 24, siamo giunti alla fine di questo calendario. Allora, l'ho lasciata, eccola qua, la setta. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. Cioè, sono riuscita a tirare fuori il pennello, non lo so, vabbè, frulliamo sto calendario. È un baby pennello, morbidissimo, col manico, con i glitter, non ce la posso fare. Allora, è diverso da quello dell'anno scorso, perché quello dell'anno scorso era un po' più stile, con i colori, non so, tipo pastello, mi sembra c'erano dei brillantini azzurri, rosa, un po', tipo, un po' stile caramella. Mentre questo... C'ha tutte stelline, argento e oro. Però già che c'è l'acqua io sono contentissima. Poi pure taglia baby da borsa. Ciao teso, sì. Sì, teso. Perché io sono una star. No, vabbè. Allora. Mi è piaciuto come calendario. Non è tra i miei preferiti. Non riesco a dire il contrario. Cioè non è che dico, oddio è stupendo, salto dalla gioia. No, è un calendario carino. Non è tra i miei preferiti. Per il prezzo che ha lo consiglio. Soprattutto se siete ragazze giovani. O se lo dovete regalare a ragazze giovani. Però sì, sono abbastanza soddisfatta. Devo dire che stanno andando abbastanza bene. Fatemi sapere se avevate già visto questo video, se questo calendario vi è piaciuto e che voto date al calendario. Io darei un bel 7. 7 e mezzo. No, 7. Oddio, mi sono piaccicata sto coso dei brillantini. No, un 7, dai. Un 7, sì, dai, un 7. 7 e mezzo già è troppo. Però è carino. Sto contenta. Se avete visto il video fino a questo punto, commentate con queste emoji qua e fatemi sapere... Stavo a dire qual è la vostra casella preferita, ma ve lo chiedo sempre, quindi no, cancellate, fate finta che non vi ho detto niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!